Abbiamo discusso stamani dei principi fondamentali della legge, e cioè l'introduzione nell'ordinamento italiano della sicurezza delle cure, che diventa parte integrante del diritto alla salute, articolo 32 della Costituzione, e la responsabilità dei professionisti, degli operatori della sanità. Nuovi diritti, nuove tutele, nuove garanzie per poter svolgere con maggiore serenità e tranquillità un lavoro particolarmente complesso e difficile. Questi sono i due cardini della legge e ovviamente una serie importante di azioni preventive che nel testo della legge sono presenti, a partire dall'obbligatorietà della copertura assicurativa delle aziende e delle strutture sanitarie pubbliche e private, la possibilità di strumenti di tutela e di prevenzione nell'ambito della responsabilità extracontrattuale per i professionisti e un fondo di garanzia per tutti i cittadini che hanno subito un danno dal sistema sanitario e che non potranno avere il risarcimento per una serie di motivi legati alle situazioni delle imprese di assicurazione che non sono più solvibili. Quindi una legge quadro che interviene in molti ambiti e sul quale noi consideriamo un punto di partenza per poter rendere un sistema sanitario nel nostro paese più sicuro e più tutelante per i propri operatori.